Bella ragazzi e ben trovati qui in questo 26esimo episodio della carriera, il secondo della nuova stagione. Oggi siamo qui per continuare il nostro mercato e iniziare a giocare le partite ufficiali, perché appunto giocheremo la Supercoppa Italiana Roma contro Juventus. Prima di tutto volevo però farvi vedere una cosa incredibile, perché voi sapete che voi dovete sempre vedere tutto e quindi attenzione, la telecamera era anche in carica, però ci tenevo a farvi vedere la situazione sul mio letto, dove ci sono ben tre gatti. Cioè tutti e tre qui, no? Perché giustamente loro non avevano nulla da fare, quindi hanno detto vabbè, andiamo sul letto di Fede a rompergli le palle mentre lui registra. Che mi pare anche comunque un ragionamento giusto da gatto. Quindi, risolti i primi dilemmi di vita sociale, possiamo cominciare a parlare di questo episodio. Io vi avevo lasciato con questa offerta. Scusate, devo levare anche l'audio. Vabbè, ma dai, tutto insieme, Gesù, bello. E vabbè, abbiamo capito che sarà complicato fare questo episodio. Insomma, ci eravamo lasciati con questa offerta da parte del Liverpool, 29 milioni e mezzo per Herrera. Sicuramente alla controfferta ci avevo già pensato, infatti molti di voi mi hanno suggerito di farla. Il discorso è che lì ci dice tra i 30 e i 35, e molti di voi però mi hanno detto di arrivare anche quasi a 50 milioni, che sono troppi per carità. Quindi cosa farò io? Una via di mezzo, perché giustamente c'è chi mi ha detto non la alzare molto o accetta direttamente, perché poi c'è il rischio che non te lo prendono più. Io la alzerò a 40 milioni, perché non di più? Perché giustamente sono tanti, altrimenti c'è il rischio a quel punto e mi dicono no e l'offerta può considerarsi chiusa. A 40, se proprio non ci riesco, mi dicono possiamo offrire 35 o 38, speriamo. Quindi è quello che faremo adesso, anche 30 milioni non sono pochi, però è chiaro che come vi ho scritto ieri su Facebook, con questi soldi potremo prendere poi un top player, che non è necessariamente un centrocampista, perché siamo ben coperti, possiamo utilizzare meglio Uchan e gli altri. E quindi è chiaro che sono soldi utili questi, che potrebbero portarci anche più di un giocatore se fossero realmente poi 40 milioni. Quindi questa è la nostra controfferta per Herrera, e direi a questo punto di avanzare con il calendario. Tra poco, tra l'altro, giocheremo contro la Juventus, tra pochissimo. Loro dicono che possono offrire massimo 34. Io vedo se a 38 ci arrivano, altrimenti va bene anche 34. 38, abbiamo bisogno di accettarla. Perfetto ragazzi, avete visto? Avete visto? Grandissimi. Quindi 38 sarebbe una gran cosa. Herrera tra l'altro non penso sia tanto affezionato alla Roma, considerando che c'è stato solamente 6 mesi e non ha brillato recentemente, si è anche lamentato del suo impiego, quindi perché non venderlo? Offerta che vedo a pennello questa. Quindi prima partita della nuova stagione, della nuova Roma. Speriamo bene, perché abbiamo una squadra non completissima per il momento. Però sono fiducioso affinché sia una gran partita. Adesso concentriamoci su questa e poi torneremo a parlare del mercato. Quindi ci vediamo allo Stadio Olimpico per la Supercoppa Italiana. Buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma, questa è la finale di Supercoppa Italiana. La Roma di fronte alla Juventus, i giallorossi campioni d'Italia, battendo nella concorrenza proprio i bianconeri anche Milan e Lazio. La Juventus invece campione in Coppa Italia, battendo in finale l'Inter. Sarà una partita molto interessante, perché sì, è il 6 agosto, calcio d'agosto come si vuol dire, ma sono due squadre che ci faranno sicuramente divertire anche stasera. Calcio d'inizio affidato ai bianconeri e si parte con la nuova stagione, prima partita ufficiale. Attenzione a Pereira che trova il fondo, rientra sul sinistro, poi torna dietro, ancora da Lichtsteiner, parte meglio la Juve, Asamoah, la rita Lichtsteiner, palla ancora per Asamoah, troppo campo per lui, sul mancino! Juventus in vantaggio con il sinistro di Kwadwo Asamoah al quarto minuto, partenza ottima dei bianconeri. Non possiamo dire lo stesso per la Roma, che ha subito sofferto l'aggressività degli avversari, e quindi 1-0. C'è largo Florenzi che è rimasto alto, c'è il movimento anche da parte di Salah, lo prova a lanciare Florenzi, occhio a Mohamed che arriva sul pallone, va via con una finta, grande magia di Salah, in rigore, Salah fino in fondo, cerca Florenzi e poi viene chiuso, palla in calcio d'angolo, buona la reazione della Roma. Grande guizzo dell'egiziano. Adesso attenzione che dalla panina c'è Pjanic, batte fuori per Nainggolan, col mancino, calcia male, va verso De Rossi, non la tocca nessuno, sarà rinvio dal fondo. Ma che occasione per la Roma. Manolas per Nainggolan, c'è Higuain al limite, servito Higuain in zona tiro, prova a liberare il destro, prova a calciare il pipita, la deviazione c'è stata ed è quella di Chiellini. Altro angolo per la Roma, che Pjanic a sinistra, Nainggolan, Pjanic va in verticale da Higuain, occhio al pipita, rientra sul destro Higuain, torna sul sinistro, grand dribbling Higuain, poi arriva Pjanic, buffone in calcio d'angolo, grande risposta su Mire che è arrivato benissimo a sostegno con Higuain, che comunque ha fatto un ottimo movimento, poi il bolide di Pjanic e la risposta di Buffon, palla in calcio d'angolo, il terzo per la Roma, parte Florenzi, le cross nel mucchio, verso Salah, esce Buffon ancora, palla viva però Manolas, la lascia Higuain, ma poi c'è un fallo in attacco, penso. Poi non c'è più tempo per giocare, tutti a bere qualcosa. Roma 0, Juventus 1,
Purtroppo è stata la partenza a fregarci, ragazzi, perché loro sono stati molto aggressivi e poi tra i pali, avete visto chi hanno loro? Noi è chiaro che abbiamo un portiere a cui dobbiamo dar tempo, tranquillità, senza pressioni. Infatti, proprio per questo motivo io volevo tenere Szczęsny un altro anno. Non ci è stato permesso e quindi dobbiamo scommettere su questo portiere che, ripeto, state tranquilli, ci darà assolutamente soddisfazioni in futuro. Per il momento, però, è alla prima partita ufficiale contro la Juventus, non è sicuramente un esordio semplice. Trova un buon suggerimento per Marchisio. Cross sul primo palo, Dragoschi, questa la prende, che paura! È rimasto fermo fino all'ultimo. E poi è riuscito a salvare su Mandzukic dallo 0-2, che sarebbe stato un risultato più che impossibile da recuperare, proprio pesante. Sarà dentro il campo per Nainggolan, vediamo se riusciamo a trovare qualche varco. C'è Iturbe che si propone, occhio a Manuel, che praticamente tocca il primo pallone adesso nella sua partita. Ancora Iturbe. Poi lascia Declan John che cerca il cross, deviazione, calcio d'angolo, propositivo Declan John, e poi qui c'è anche un fallo di mano, quindi calcio di punizione. Abbiamo ottenuto praticamente il massimo. Sul pallone Juancito Iturbe, che cerca un pallone in mezzo, era uno schema. È stato bravo Lichtsteiner a chiudere. Non riusciamo veramente a rubargli il pallone, cade anche a terra Nainggolan, poi alla fine la recuperiamo, quando però ormai non c'è più tempo. Roma 0, Juventus 1, basta il gol di Kwadwo Asamoah ai bianconeri per aggiudicarsi questa Supercoppa italiana, questo primo trofeo della stagione, trofeo che però ci fa capire quanto bisogna ancora lavorare sul mercato e quanto bisogna ancora lavorare in generale, perché indubbiamente ci hanno stravolto stasera. Hanno giocato un gran calcio, possesso palla, ragazzi. Adesso vorrei andare sulle statistiche direttamente. Ecco, vedete un attimo il possesso palla che solitamente era regolarmente al 55 per noi in ogni partita. Adesso guardate un po' dove siamo andati a finire. E quindi bisogna andare sul mercato, ragazzi, bisogna ancora lavorare molto. Fortunatamente la prima partita non sarà un big match, ma la terza già sì. E quindi a quel punto dobbiamo veramente non perdere tempo. Abbiamo quasi 20 giorni per andare a migliorare la nostra situazione. Quindi, signori, allora, adesso sono curioso di vedere un attimo la questione Herrera. E poi vediamo un po' di muoverci sul mercato. Ok, perfetto, questa è la notizia più bella, proprio più bella. Herrera non vuole muoversi da Roma. Questo è un momento molto difficile. Allora, intanto andiamo a chiedere informazioni per Umtiti. Quindi chiediamo informazioni anche per Caceres a questo punto, ragazzi. Vediamo un po'. Difficilmente comunque per Caceres la Juventus accetterà di cederlo, però non so perché non penso faccia il titolare indiscusso. Allora, abbiamo comunque 40 milioni da investire sul mercato per prendere questo benedetto difensore centrale per ripiegare Castagna. Il problema è che non mi ha soddisfatto contro la Juventus. Non sono state le riserve che alla fine hanno giocato, è stata la formazione titolare. E non capisco se sia un problema di modulo o proprio di singoli, perché sembrano veramente non aver mai giocato insieme questi giocatori. Chiedo informazioni anche per Bernardo Silva, che è un giocatore molto interessante. Poi serve Maximen, però che conosciamo visto che l'abbiamo preso a Livorno. Non so, lui è cedibile in prestito, può essere una soluzione. Contatta per il prestito del Monaco. E, cosa importante, esterno alto a sinistra, ragazzi. Quello serve assolutamente. Quindi andiamo su di lui intanto per il prestito. Sto un attimo cercando di lasciarmi alle spalle questa partita, che però più che la partita è stata una somma di fattori, no? Quindi la finale persa e vabbè. Però come aver giocato questa finale e soprattutto non aver ceduto Herrera, perché a questo punto diventa difficile. Io tra l'altro Herrera, ragazzi, adesso che ci sto pensando, allora a me queste cose fanno incazzare. Allora lui si era lamentato perché non lo impiegava, adesso sì, le mail non ce le troveranno mai. Si è lamentato perché non lo impiegavamo. E poi alla prima occasione buona per andarsene non se n'è andato. Quindi cioè, non mi sembra una cosa coerente da fare. Detto questo, io lo vado a mettere in vendita. Quindi deluso per lo scarso impiego, bravo. Quindi vai in lista di trasferimenti. Vediamo un po' se arrivano offerte da parte di qualcuno. Detto questo, io a sinistra ho una lista un po' vasta di nomi. Quindi, allora, tanto potrei provare con chiedere informazioni per Insigne. Questo semplicemente perché è un giocatore
che io adoro e che può fare più ruoli rispetto anche all'esterno sinistro, ma vediamo. No, non mi voglio connettere, volevo vedere i ruoli che può fare Insigne, scusate se vabbè, non li vedo, tranquilli. Quindi allora, non costa per niente poco tra l'altro, però noi chiediamo informazioni. L'altro per cui volevo chiedere informazioni è ovviamente El Shaarawy, per capire proprio quali siano le sue caratteristiche, le sue statistiche. Perché indubbiamente anche lui ha fatto bene all'Europeo, però un po' meno di Insigne. E quindi adesso chiaramente vorrei vedere un attimo, 23 anni, anche lui è molto interessante tra l'altro, quindi le informazioni, vediamo quanto vorrebbero. E un altro per cui vorrei chiedere informazioni si chiama Ronaldo dei Poveri, meglio conosciuto come Dio Balde Diao Keita della Lazio. L'avevamo già preso su FIFA 14, qui lo seguiamo e chiediamo informazioni perché sicuramente è fortissimo ed è giovane e quindi questo può crescere. In più, visto che Buffal è un esterno adattato, qualora arrivasse Keita potrebbe giocare nel suo ruolo chiave, e quindi questo è un motivo per cui vorrei prenderlo. Avanziamo col calendario e vediamo cosa succede. Allora, vediamo un attimo, andiamo con ordine. Umtiti, sono troppi quei soldi indubbiamente e loro non hanno intenzione di cederlo. Però a questo punto io proverei ovviamente un'offerta, no? Di 5 milioni, più che altro per capire un po' quanto vorrebbero. Non penso di fare scambi sinceramente e infatti non li faccio, quindi andiamo con 5 milioni. Dopodiché, allora Umtiti, 36 milioni, io proverei con un'offerta di 20 milioni. E vediamo un po'. Allora, Martin Caceres non lo vogliono vendere. Qui partono 23 milioni, Insigne non lo vogliono vendere, Shaarawy non lo vogliono vendere. Vediamo un po', però noi proviamo sempre a fare le nostre offertine. 20 milioni per Elsha e 20 milioni anche per Insigne. Vediamo un attimo, più che altro non sono offerte secondo me all'altezza di questi giocatori, però è anche vero che noi prima non abbiamo tantissimi soldi, secondo vediamo un po' quanto vogliono loro, perché tanto alla fine ci vanno sempre così le squadre rivali. E poi Bernardo Silva, vediamo un attimo tra l'altro, perché io vorrei vedere se può fare diversi ruoli, però a sinistra non ci può giocare lui, non ci può giocare a sinistra. No vabbè, allora Bernardo Silva non ci pensiamo proprio neanche. Caceres sicuramente ci costerebbe meno di Umtiti. Per la Juve proviamo 10 milioni di euro, vediamo un po' se sono contenti. Allora, offerte di mercato, il Monaco accetta per Alan Saint-Maximin. Signori, mi fa piacere comunque sia arrivato lui, perché è un giocatore molto interessante e molto forte anche, quindi va bene. Poi offerte per Dodò e Turbe. Per Dodò si può fare e sono contento, al di là del fatto che voi non mi date meno di quello che costa lui. Io vi faccio anche una controfferta di 7 milioni, vediamo un po', ma vanno bene anche 5, eh. Però mi dà fastidio pure quando mi chiedono di meno. Qui invece mi chiedono di più, però Juancito, mi dispiace, non è sul mercato ragazzi, anzi sono più disposto a cedere Salah se non fosse appena arrivato rispetto ai Turbe. Comunque andiamo avanti con il calendario, speriamo bene, e abbiamo un'offerta rifiutata della Lazio. Non se stiamo a capire. E allora vediamo un attimo se ci sono nomi interessanti, nomi anche conosciuti magari, perché sempre a sinistra ci sarebbe Chadli, che è non è per niente male. Vediamo un attimo di chiedere informazioni. Tadic mi piace di meno, anche se le statistiche comunque sono dalla sua parte. Non so, vediamo, perché stiamo continuando a vedere. Chi è questo? Ancora che mi sbaglio. Oddio. Demaray Gray. Però sono tutti giocatori, ma magari voi li conoscete, ma dalla mia parte un po' sconosciuti. Chiediamo informazioni anche per lui, perché se chiaramente mostra un ottimo potenziale è giusto provarci. Anche questo Joasi è la Madonna. Ma io non lo conosco questo, raga, chi è? Ma Joasinho tutta la vita. Abbiamo trovato l'esterno sinistro. Questo magari gioca al West Bromwich, quindi magari può anche costarci poco. Però dai, non lo conoscevo proprio. Joasinho tutto, tra l'altro sono tipo tre sessioni di giocatori in Inghilterra che mi leggo il nome di Joasinho, ma lo ignoro proprio, no?
Offerta troppo bassa, 36 milioni. Gravi partono da 6. Joasinho da 3. E la madonna, la faccia che dovranno essere pochi. Offriamo 20 per lui, 21 dai. 21 per lui. E eventualmente qui potremmo anche inserire come contropartita Herrera, ma non ne sono sicuro. Gray era sempre un esterno? Sì. Costa di meno lui. 20 anni, mentre Joasinho ce ne ha 27. Non so, perché sinceramente ragazzi io sono più orientato comunque a spendere più soldi prendendo Joasinho, perché ha 27 anni, però questa cosa è anche dalla sua parte, perché non è neanche vecchio. Ha esperienza, gioca nel suo ruolo naturale, ha delle statistiche della Madonna, quindi se riusciamo a spendere sui 20 milioni prendiamo Joasinho. Però contemporaneamente questa trattativa vorrei portarla avanti, 3 milioni, perché comunque se non riuscissimo poi a prendere Joasinho lui sarebbe un altro giocatore interessante. Loro insistono sui 36 e noi andiamo sui 25, dai, giusto per cambiare il milioncino che fa la differenza, ma... Non sono neanche convinto di prendere Insigne, perché spendere 25 milioni solo per un giocatore nella nostra situazione economica non mi sembra il massimo. Offerta per Dodò l'hanno accettata, spero che almeno Dodò vada avanti. Poi Casares partono a 20 milioni, ora vediamo. Eh no, il 47 va bene, Shaarawy può rimanere al Milan. Un TD insistono sui 36, Shadli 18. Allora, sempre per lo stesso motivo, lui ha la stessa età di Joasinho, anche se le statistiche sono sicuramente meno esaltanti, però comunque un giocatore può esserci utile. Quindi noi andiamo sui 10 milioni e mezzo per portare avanti un po', come vi dicevo poco fa, tutte le trattative e poi vedere un po' quella che ci intriga di più. Per quanto riguarda il Lione lasciamo perdere, Shaarawy anche, la Juve invece lo voglio, Casares, e quindi andiamo sui 15 milioni per Martin Casares, che comunque è un giocatore molto molto interessante. Per il pacchetto difensivo è un jolly, perché può fare anche il terzino. E lui, cioè da che voleva essere ceduto, adesso improvvisamente lo mettiamo in vendita e ci ringrazia per averlo rimesso in squadra. Non ha mai giocato e questa è la cosa figa. Ma ora continuiamo con il nostro mercato, quindi avanziamo al calendario. Arrivano quattro notizie. Allora l'Ottenham hanno accettato, poi qui accettano, fondamentale per Joasinho, accetta però anche il Napoli, mannaggia i pesciolini viola. E mo qui io però vado a cuore, perché ste cose, raga, perché ste cose. Allora andiamo a esclusione, Gray e Shadli a questo punto rimangono lì, perché comunque tra l'altro sono troppo bassi. Andiamo a fare intanto le offerte di mercato, poi vediamo. Però è difficile, spero mi capiate. Ah, tra l'altro non ce l'ho sti soldi. Aspetta, frate, che devo un attimo andare a sistemare, che siamo poveri qua. Dicevamo, vediamo un attimo e poi ne riparliamo. Quindi 3 anni, giocatore chiave sarebbe, perché comunque giocherebbe titolare. E poi Insigne. E poi Insigne. Vediamo un attimo. Noi facciamo le nostre offerte e poi vediamo. Allora, lo direi anche lui. Vediamo un attimo. La Juve accetta intanto. Allora, giornalmente dall'Italia li vediamo dopo. La Juve accetta per Casares, 15 milioni ottimo, quindi 120 anche per lui. E poi a quel punto ora dovremo sistemare gli altri. 2 anni di contratto, piccolo bonus, giocatore importante, dai. Comunque a 29 anni non può venire a fare il giocatore del turnover, è chiaro. 2 accetta Joasinho. Allora, qui intanto dobbiamo fare poi i convocati. Accetta Joasinho e Dodò è stato ceduto da Samp, quindi va benissimo. Arrivano altri soldi. Joasinho accetta. Vediamo entro quando scade, però, perché io qui rimango sull'aspetto un attimo, perché vorrei un attimo appunto che accettasse anche Insigne, quindi per capire un attimo se si accetterà anche lui. Intanto avanziamo, vediamo un po'. Accetta Insigne. Cazzo, cioè da che non voleva venire nessuno, non c'avevamo idee, mo tutti vogliono venire. Alla Machine offerta, va a giocare in prestito, bello di nonna. Poi era Florenzi, bello di nonna, però vabbè. Allora, giocatore in prestito, va bene. Casares, senza pensarci su due volte, andiamola a prendere. Ok. E ora che è arrivato Casares, noi abbiamo questi altri due. Ok?
Che faccio, raga? Non lo so. Aspettate che ho un'idea. Però è veramente l'unica soluzione. Cioè io non ho altre alternative. L'unica cosa che posso fare, ragazzi, capite bene che è questa. Leggete il nome e capite bene. Perché spero risponda, tra l'altro. Infatti, squilla. Occupato, cioè neanche lui mi può aiutare. Neanche lui mi può aiutare, ragazzo, nella merda. Ora gli mando un audio su WhatsApp. Bomber, senti, tra l'altro sei pure online. Ti chiedo un favore, cioè un parere. A few moments later. L'altro è Insigne. E io non pensavo che accettasse mai Insigne. Considerando che neanche il Napoli accettava, però ha accettato. Quindi ho già smantellato il Napoli con Higuaín. Che cosa devo fare?